è il momento di invitare qui sul palco una siciliana doc. In una nuova veste, però, in una nuova veste. Lei che è conosciuta dal pubblico di tutto il mondo per essere una delle protagoniste di Grey's Anatomy e di tanto altro. Ma oggi è qui per presentarci il suo esordio alla regia, il cortometraggio Zita Sempri, Stefania Spampinato. Olè, 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 buonasera! Buonasera, buonasera, che piacere, mamma mia, che emozione, buonasera. Voi siete tranquilli perché già è la quarta serata, io ho le gambe... Che quarta, Stefania? La sesta, quindi proprio, cioè, super vieni, rilassati. Vieni al centro. Vengo di là, ok. Eccoci qui. Buonasera. Buonasera. Allora, com'è stato questo salto al di là della macchina da presa? Perché ti è venuta questa voglia? Allora, è stato un passaggio abbastanza organico. È successo dopo aver fatto il film con Alessandro Siani qui in Italia... E durante la quale ho passato tanto tempo dietro la macchina da presa oltre che davanti e sono diventata molto amica con la montatrice, con Alessandro, e quindi ero lì che guardavo cosa facevano, cosa non facevano, e ho detto cavolo, mi manca avere una collaborazione con tutti i dipartimenti, con quello che è la storia completa, e da lì piccolo semino, poi è cresciuto. Cresciuto ed è arrivato, esatto, fino a qui. E che significa per te presentare proprio qui questo tuo lavoro? Guarda, come dicevo, proprio le gambe che mi tremano, sono agitatissima, ma anche perché da siciliana sono cresciuta col mito del Festival di Taormina, dove vanno i più grandi, cioè sei giorni fa c'era Coppola su questo palco, qui, quindi c'è tanta emozione. Anche le striscioni. Splendi, splendi sempre, fieri di te. Splendi sempre. Che belli. E a partire dal titolo, sì, qual è il cuore di Zita Sempri? Allora, quando ho cominciato a pensare all'idea del corto, tutti mi dicevano you gotta do what you know, devi fare quello che sai, devi fare quello che conosci. E per me quello che conosco sono le mie origini, quindi la Sicilia, il mio rapporto con mia madre, che mi ha insegnato cosa significa l'amore incondizionato, e la mia esperienza di donna in carriera in questo millennio. E quindi ho messo tutte le cose insieme. Mia madre mi diceva sempre, crescendo, zita sempre immaritata mai, che per i non siculi significa sempre fidanzata mai moglie. E non me lo diceva per dire non mettere su famiglia, non fare figli, me lo diceva per dire non perdere la tua essenza di donna nella vita di casa, nella vita di mamma, nella vita giornaliera, rimani sempre con quella freschezza, con quella voglia di fare, con quella passione che ci contraddistingue quando comincia un nuovo amore, no? E quindi da lì è stata lei che mi ha dato la forza di inseguire il mio sogno, che mi ha dato il coraggio di lasciare tutto senza una lira quando avevo 18 anni per andare a inseguire questa vita d'artista, e quindi il mio primo progetto vero, tutto mio, lo volevo dedicare a lei e alla Sicilia, perché è una lettera d'amore non solo a mia madre, ma anche alla Sicilia e a tutti quelli che sono venuti a supportarmi stasera. Non mi sono impappinata, quindi basta domande, finiamo mentre siamo in testa. Esce alla grande. Alla grande. Allora, hai detto che, insomma, questo passaggio è avvenuto anche per entrare in contatto con gli altri departments, l'hai chiamati, ma insomma, reparti, ecco. Grazie, allora, fatta una con gli altri reparti che io direi di chiamare qui sul palco insieme a te. Assolutamente, perché senza di loro non sarebbe potuto succedere. E allora cominciamo. Daniela Spampinato, voce. Gaia Nardozza, Marilena Ciccazzo e Nicola Adamo, attrici. Leco Mura, direttore della fotografia e coproduttore. Federica Sosso, coproduttrice. Clelia Parisi, aiuto regista. E Paolo Di Benedetto, scenografo. Prego, venite tutti sul palco. Olè, olè, olè! Ti conosco. Lei, vabbè, niente. Protagonista assoluta. Super.
Bene, grandi fotografie, un Vado. Grandissimo applauso a tutti. Facciamo un passo avanti. Un passo avanti, grazie. Grazie, grazie mille a Stefania Spampinato e al suo cortometraggio che vedremo fra poco. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora adesso passiamo al film della serata che vedremo dopo, Zita, sempre.